E dopo l'acqua brush, i color brush. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video meraviglioso, una recensione materiali che mi ha lasciata a bocca aperta. È una recensione dei color brush della Pentel, dei colori ad inchiostro liquido contenuti in dei pennelli conservatoio. Ora li vedrete durante l'utilizzo. Sono dei colori che vi dico subito avere una resa spaziale, sono bellissimi e versatilissimi. L'azienda non mi paga per fare questa recensione, come non mi ha pagato per la recensione dell'acqua brush. Mi hanno inviato sicuramente i prodotti che verranno poi destinati a voi in gran parte. Da questo momento in poi io non farò più ogni prodotto che mi arriva il pacchettino col prodotto recensito. Mi viene più comodo fare accumulare questi prodotti che mi arrivano e fare dei pacchetti più cospicui per dei giveaway più ricchi. Andare alla posta non mi è agevole così spesso, e siccome le aziende si affacciano su Arte per te molto spesso, scusate se faccio questa parentesi, però capite bene che mi viene complicato e allora preferisco fare così. Quindi questi acqua brush arriveranno comunque a casa vostra, non in questo momento ma più in là, con un giveaway più cospicuo. Intanto andiamo a scoprire cosa sono e come si usano. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa ho combinato. Ed eccoli qui in gran parata i color brush della Pentel, uno più bello dell'altro a vederli da fuori. Sono curiosissima di provarli con voi, veramente veramente curiosi. La metà di questi li conserverò per voi da mandarvi in un prossimo sorteggio, preferisco fare così, ma andranno comunque a voi, aspettateli prossimamente. Oggi vi guardate come funzionano, se vi piace se vi piacciono acquistateli, se no aspettate il prossimo giveaway, che uno di voi, uno solo, potrà ricevere una gran parte di questi Pentel. Innanzitutto parliamo delle caratteristiche tecniche di questo prodotto. Sono inchiostri ad acqua, quelli contenuti nei serbatoi. La gamma a disposizione è di 18 colorazioni e sono dei colori che sono adattissimi per dei lavori acquerellati, dei lavori di illustrazione, chi fa manga, chi disegna manga, i lavori di grafia. Sono pennelli che danno sia un'alta precisione che una grande diluizione del colore. Possono anche essere diluiti ulteriormente in acqua, basta appunto intingerli in acqua o usare insieme a loro l'acqua brush, sempre della Pentel, caricato di acqua. Andiamo a vedere come funzionano, perché io non sto più nella pelle, funzioneranno come gli acqua brush, però insomma andiamo a vedere la resa. Così si aprono da qui, dall'alto. Dietro anche qui ci sono le istruzioni, quelle di italiano c'è anche, quindi color brush, pennello ricaricabile con cartuccia, quindi è ricaricabile, le cartucce le vendono a parte qualora doveste finirle, ma qualora doveste finirle e non voleste usarli come ricaricabili loro, penso che si possano ricaricare anche semplicemente con dell'acqua, anche per esempio degli altri tipi di colori, tipo la china, non so, ora poi sperimenteremo e man mano nel corso del tempo vi farò sapere. Pennello d'inchiostro a base d'acqua, adatto per il disegno e lo schizzo, ideale per dipingere all'aperto, certo. Pennello ricaricabile con punta in setole in nylon, come l'acqua brush che abbiamo visto qualche tempo fa, disponibile in 18 colori. Prima dell'uso, tenere il pennello con la punta rivolta verso l'alto e svitare la parte trasparente girando in senso orario. Rimuovere la cartuccia dall'anello rosso di protezione, riavvitare il pennello fino a stringerlo, premere leggermente la cartuccia fino a che l'inchiostro non raggiunga la punta del pennello. Proviamo. E allora, siete pronti? Sono emozionata. Sono bellissimi questi colori, se funzionano bene sono una figata pazzesca. Guardate, c'è la freccia, quindi rotiamo, estraiamo l'anello rosso di protezione come scritto sulla confezione e riavvitiamo fino a che non sia ben stretto. Ok, quindi proviamo.
Premiamo, pressiamo finché il colore non raggiunge la punta. Io ci vado molto cauta, essendo la prima volta. Ecco, sta arrivando, lo vedo, arriva. Guardate la punta che diventa di un bel rosso. Eccolo, eccolo qui il rosso. Bene, proviamo. Che bello! Che bello! È bellissimo, un rosso vivido, pazzesco, un colore pieno, pienissimo. E voglio provare una cosa, mentre ci sono. Ho preso il mio acqua brush e vediamo. Sì, bingo! Sono ulteriormente diluibili e questo è un modo comodissimo perché senza bicchieri, cioè se io devo fare una pittura d'esterna mi porto un acqua brush che si pulisce così. La bottiglietta d'acqua in borsa ce l'abbiamo tutti, quindi va da sé. E poi guardate che pienezza e che figata perché sono complementari tra di loro questi due prodotti. Allora premo il serbatoio e mi raccomando tenetelo dall'impugnatura rigida, se no se lo pressate da qui in continuazione è possibile che il pennello rilasci troppo prodotto. Quindi vi faccio vedere adesso senza nessuna forma il colore che è spettacolare, spettacolare. Bellissimo, pieno, ragazzi, un colore di un pieno pazzesco, bellissimo e come vi dicevo prima, sfumabile con l'acqua brush. Bellissima questa cosa che è sfumabile con l'acqua brush, bellissima. Pentel, innanzitutto per il rosso, ho messo il tappo dell'acqua brush a questo. Innanzitutto per il rosso ci siamo, il colore è proprio proprio bello. Ne voglio provare un altro, blu 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 blu. Sono anche molto semplici da usare, perché l'impugnatura è fatta bene, non viene da mettere le mani sulla parte morbida mentre si dipinge, anche questo è molto importante. Quindi mi raccomando, tenere verso l'alto, sfilare il rosso di protezione, chiudere, quindi pressare fin quando non arriva il colore. Vedete il colore che si affaccia e scende. Bagna la punta, eccolo è arrivato, ve lo metto, eccolo qui, è arrivato il mio colore. Bellissime, cioè l'intensità dell'inchiostro è stupenda. Questo uscendo ha fatto qualche schizzetto, guardate, ecco, vedete, ho sporcato. Quindi vi suggerisco, ma questa è anche la mia inesperienza nell'utilizzarli, di fare il primo caricamento al di fuori, cioè lontano dal lavoro che state facendo, perché sennò potreste rovinare l'intero lavoro. Una recensione serve anche per questo, per indicarvi in corso d'opera il miglior modo di utilizzo di un prodotto. E anche in questo caso vediamo come viene dall'interazione dell'acqua brush, bellissimo. Bellissimo, naturalmente io vedo di diluirli perché il mio pensiero è sempre una funzione acquerellata, perché io questo faccio, ma per chi invece ama per esempio la grafia, tutto quello che è il grafismo è bellissimo, il colore è netto, nitido, ben pieno, per chi ama i manga, per chi fa illustrazione è stupendo, quindi voi caricatelo al di fuori del lavoro, io questo non è un lavoro, è una tabella di prova, quindi a me non interessa assolutamente se si sporca. Ecco, è arrivato il colore, sta imbibendo la punta. Sono dei colori proprio, già li vedete, quando escono, sono carichi carichi. Bellissimo, ora voglio provare dopo questi un colore tenue. Meraviglia, di un'intensità pazzesca.
veramente veramente intensi come colori. Guardate che bel tono di verde coprente al massimo e anche questo sfumabilissimo con l'acqua brush. Stupendi, stupendi! Proviamo un rosa carne. Troverete comunque la scheda dei colori che aprirò, io ne aprirò circa la metà, non li aprirò tutti perché gli altri ve li voglio mandare così in tonsi, perché del resto variando la gamma abbiamo la certezza di utilizzo. Poi degli altri, casomai, aggiungete voi il commento, chi li riceverà quando farò il sorteggio, aggiunga lui il commento e una propria recensione a quello che è l'idea che si è fatta utilizzando. Ah! Ecco, visto, non fatelo mai voi questo. Siete più pazienti di me, io per andare veloce faccio pasticci. Allora, proviamo. Ecco, l'arancione per esempio è, essendo un arancione chiaro, un colore anche pelle, meno coprente. Ma comunque bellissimo, cioè una volta che la punta si imbibisce e si stabilizza, è bellissimo il tratto. Ora devo provare una cosa, ragazzi. Se scuotete forte, schizzano. Se avete del deposito sulle punte, quindi state attenti. Movimenti sempre abbastanza controllati. Allora, provo ancora? Provo ancora. Che provo? Che provo? Il nero, il nero, il nero. Provo il nero che l'avevo aperto, ma non l'avevo ancora caricato. Perfetto, è carico. Bello. Guardate un po'. Guardate un po'. Bellissimo. Bellissima, poi dei colori molto brillanti e molto vividi. Ora voglio vederli asciugarsi. Da gestire bene perché troppi urti, troppe cose creano schizzetti, ma del resto come un qualunque pennello per acquerello, insomma, se noi facciamo così col pennello d'acquerello, cosa combiniamo sul nostro lavoro? Però questi, essendo caricabili da serbatoio, uno è portato a, come facciamo un po' con altri pennarelli, a scend far scendere l'inchiostro contenuto. Non lo fate, dobbiate essere pazienti. Del resto, chi è artista deve essere paziente per forza. Una gamma colori vastissima, vastissima. Sono colori molto moderni nella loro tinta fondamentale, quindi dei colori molto vividi, flashati, vibranti, coprenti, ma nello stesso tempo che possono diventare romantici e acquerellati con l'ausilio dell'acqua. Il pennarello è robusto, questa parte è flessibile ma non troppo, questa l'impugnatura è comodissima, il tappo è ben duro, insomma bisogna fare una certa forza per uscirlo. Questo mi interessa perché essendo un prodotto che è soggetto ad essere trasportato al di fuori dello studio, al di fuori di casa, magari si apre in borsa e succede un macello, invece proprio dovrebbe essere sottoposto a delle sollecitazioni pazzesche per aprirsi accidentalmente. Allora, se devo trovare proprio un neo al concept del prodotto, è il fatto di aver fatto il serbatoio nero, perché non mi permette di vedere né quanto ne è contenuto, se non basandomi sulla grammatura, cosa che lascia il tempo che trova, perché non mi so rendere conto di quanto prodotto c'è, né mi fa capire quanto prodotto consumo nel fare un lavoro e quando soprattutto sono agli sgoccioli col prodotto, cioè posso rendermene conto così appeso, scuotendo da chiuso il prodotto per vedere se ce ne ho ancora, ma sicuramente un astuccio, non dico magari grigio scuro, di quelli che comunque lasciano intravedere il liquido contenuto, sarebbe stato meglio. Dico grigio scuro perché il colore scuro lascerebbe inalterate le caratteristiche del prodotto, ma nello stesso tempo, o quantomeno una fessurina da queste parti, giusto per indicare a chi lo possiede che sta finendo appunto il prodotto.
Giusto questa, l'unica cosa che posso dire si potrebbe migliorare di questo prodotto, perché per il resto è un prodotto che a me piace tantissimo, veramente, veramente tanto. I tempi di asciugatura non sono super veloci, sicuramente meno veloci di un pennarello, ma più o meno come un acquerello. Forse ci stanno un filino di più dell'acquerello ad asciugare, il che potrebbe essere anche un buon modo per ritornare sul lavoro, cioè chi ha una pittura più lenta, più stirata, più pensata potrebbe trovarne un maggiore beneficio. Il fatto che siano miscelabili con acqua brush mi fa particolarmente piacere perché se io accosto due tinte differenti posso crearne una terza, capito? Miscelandole insieme. Questa è una cosa bellissima perché amplifica la gamma dei toni di tutta la serie, perché posso creare non solo dei toni, ma questo lo potete fare con qualunque pennello e acqua, però con l'acqua brush potete farlo anche in esterna facilmente e questo mi amplia notevolmente la gamma delle tonalità, facendo sì che anche un prodotto dato così come i tubetti del resto in serie possa diventare proprio nostro, giocando anche con l'insieme dei colori e non sporcando però le punte del color brush, perché naturalmente se mettete il rosso sul blu per fare il viola, naturalmente la punta verrebbe inficiata un pochettino. Anche se io credo che possiate sciacquare, anche se la ponete in acqua la punta soltanto e poi la pulite con la pezzuola, io credo che non succeda assolutamente nulla, anzi si manterrà ancora meglio il prodotto. Consiglio? Sì, lo consiglio. Ora mi informo sul prezzo e ve lo metto nel box informazioni e troverete anche la recensione scritta sul mio blog perché è un prodotto che merita attenzione, quindi voglio riproporvelo a mo' di diario scritto con tutta la gamma di colori sul blog. Spero che vi abbia fatto piacere conoscere questa novità per Arte per Te. Questi colori sono nuovi, non ne avevo mai trattati di nessun tipo, di nessuna marca, non so neanche se esistano di altre marche, ma la Pentel sicuramente. Questo è da dire, è un sinonimo di garanzia. È una marca leader nel settore che dà dei prodotti di altissima, altissima resa. Ne avete visto performare semplicemente questi, figuriamoci in un lavoro compiuto. Adesso quindi vi lascio alle campionature e noi ci vediamo dopo. Ok, eccoli qui i nostri bellissimi color brush della Pentel. Adesso vi faccio la foto ancora con i colori bagnati e poi vi farò una foto con i colori asciutti, in modo che voi possiate capire la diversa resa tra il momento di immissione e il momento invece di essiccazione del colore. Grazie alla Pentel per averci fatto conoscere questi prodotti e per averli mandati ad Arte per Te. E voi non vi preoccupate perché presto arriveranno in casa vostra questi splendidi prodotti grazie a un sorteggio di Arte per Te. Quindi adesso guardiamoci le foto e spostiamoci un attimo di là. Visto che belli, visto che versatili, avete visto le diverse modulazioni del colore che si possono avere? Da lucidi, poi piano piano essiccando diventano sempre via via più opachi. Alcuni rimangono con un finish totalmente matte, altri invece rimangono più splendenti, più lucenti. Sono veramente belli. Bisogna rosarli con molta attenzione perché, per esempio, ci sono alcuni colori, il marrone per citarne uno, che hanno una carica cromatica talmente elevata che ne basta una goccia per coprire, diciamo, un foglio di carta. Veramente belli, mi sono molto piaciuti, ringrazio la Pentel per avermeli inviati. Non conosco il costo di questi color brush, me lo cerco e ve lo metto nel box informazioni e vi metto nel box informazioni anche il sito della Pentel, perché io non so i rivenditori che li vendono, ma magari informandovi con loro potrete sapere chi è il rivenditore più vicino a casa vostra dove poterli reperire. Dei colori che io consiglio moltissimo a chi ama lo stile acquerellato, veramente, anche perché in questo modo penso che dureranno anche un sacco, non sono penso colori che si esauriscono velocemente, ma questo ve lo
dirò in corso d'opera col tempo, perché io qualcuno per me lo trattengo proprio per sviluppare la tecnica e per proporvi qualcosa in futuro. Gli altri non vi preoccupate, perché arriveranno nelle vostre case più in là. Però se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulla vostra pagina Facebook, e grazie sempre per farmi questo favore che aiuta Arte per Te a rimanere a galla nel mare di YouTube. Vi ringrazio veramente dal più profondo del cuore, non sapete quanto mi scoccia a chiedervelo, ma devo. Vi aspetto sempre su tutti i miei social, se volete, allego i link qua sotto nel box informazioni, e sempre se volete vi aspetto con tutto il cuore e con mio marito, quindi con tutto il cuore, su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale che gestisco insieme a lui. Qua sopra trovate il link di accesso diretto, vi aspettiamo anche là per creare tante cose buone buone in cucina. Bene, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Allora, da Umbretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!